Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata del 24 giugno 2012. Allora, in questa puntata le notizie sono veramente molto abbondanti. Brutte notizie per gli appassionati italici della serie crossover di Square Enix. Arriva la notizia, infatti, che per il mercato europeo Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance non verrà localizzato né in spagnolo né in italiano, ma solamente in inglese, francese e tedesco. Questa è la prima volta per il brand, considerato che tutti i precedenti episodi furono tradotti nella nostra lingua, seppur solo nei sottotitoli. Nessuna spiegazione ufficiale da parte di Square Enix o Nintendo, che distribuirà il gioco nel vecchio continente. Bizzarra decisione, comunque, considerando che Heroes of Ruin, titolo decisamente più di nicchia, è arrivato completamente localizzato. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance uscirà in Italia il prossimo 20 luglio ed avrà come protagonisti Sora e Riku, in un'avventura che, a detta di Nomura, collegherà il secondo con il terzo capitolo della serie. Tre nuovi mondi, i tre moschettieri, Tron Legacy e Fantasia. Inoltre, ragazzi, annunciato all'E3 dello scorso anno, quasi a voler confermato che il progetto esiste, seppur sia ancora in alto mare, il nuovo episodio di Super Smash Bros. Sarà disponibile su Wii U e 3DS in un non meglio imprecisato futuro. Masahiro Sakurai, il creatore di Kirby Kid Icarus Uprising, confermò in tempi recenti che il suo team Sora è da poco entrato nella fase dello sviluppo e quindi ci vorrà del tempo prima di vedere qualcosa di concreto. Nonostante questo, Satoru Iwata ha confermato che Super Smash Bros. 4, questo è il titolo non definitivo, sarà una collaborazione tra Nintendo stessa e Namco Bandai Games. Uno dei prodotti più curiosi legati alla serie creato da Satoshi Tajiri un ventennio fa è indubbiamente Pokémon Typing, uscito in Giappone lo scorso aprile in esclusiva per DS. Il titolo in questione è indirizzato ai più piccoli e viene venduto in bundle con una tastiera wireless da connettere alla console. Il compito del videogiocatore sarà quello di scrivere in un tempo molto breve il nome dei Pokémon che compariranno sullo schermo, in un percorso a binari stile Pokémon Snap. Durante il Nintendo Direct, Satoru Shibata ha confermato che questo strano esperimento arriverà in Europa a settembre, con il nome di Learn with Pokémon Typing Adventure. Oltre alla modalità principale saranno presenti numerosi minigiochi e battaglie con i boss alla fine di ogni livello. Sviluppato da Genius Sonority, Pokémon Typing è stato un successo incredibile in Giappone, tanto da riuscire a vendere oltre 200.000 copie. Passando ad altro, grande assente durante lo scorso E3, il professore di archeologia più amato di tutti i tempi ha fatto la sua comparsa nel Nintendo Direct, appena concluso. Terminate le vicende sul DS, professor Layton sbarca sul 3DS con una nuova incredibile avventura che segue i fatti del Re del il richiamo dello spettro, uscito lo scorso anno. Professor Layton e la maschera dei misteri uscirà ad ottobre in Italia, in esclusiva per la nuova console Nintendo, e porterà con sé numerose innovazioni, come una grafica interamente poligonale, così da sfruttare al meglio il 3D autostereoscopico, ed un tema cantato dalla giapponese Yumi Matsutoya. Come al solito vi sarà una marea di enigmi da affrontare, man mano che si prosegue nella trama, ed oltre 350 rilasciati dopo l'uscita. Atteso alle 3 e vociferato da mesi, il 3DS XL è finalmente stato annunciato. Satoru Iwata, durante il Nintendo Direct appena conclusosi, ha presentato al mondo la prima revisione della console portatile uscita lo scorso anno, che segue nella linea temporale il DS. Come le immagini da poco rilasciate mostrano chiaramente il 3DS XL, che avrà uno schermo 90% più grande della precedente versione. Si passerà quindi da 3.02 a 4,18 pollici, mentre la risoluzione rimarrà la stessa. Tra le altre novità, una batteria decisamente migliorata in quanto a durata, ma anche invece il secondo analogico, che verrà probabilmente aggiunto attraverso un nuovo Circle Pad pro adattato alle dimensioni del bestione. L'uscita è fissata per il prossimo 28 luglio in Giappone ed Europa ed il 19 agosto in Nord America al prezzo ufficiale di $200. Le prime colorazioni saranno il rosso, il blu e l'argento. Inoltre pare che il 3DS XL sarà in grado di riprodurre i titoli per DS a 1:1, così da visualizzarli meglio rispetto al 3DS. Nella versione europea non sarà incluso però l'alimentatore per la batteria. La console sarà però compatibile con il cavo degli alimentatori di DSi, DSi XL e 3DS.
In compenso, il 3DS XL verrà venduto in bundle con un SD card da 4 GB, utile per salvare i giochi e le applicazioni delle shop. Dal prossimo 28 luglio, nei negozi arriverà New Art Academy per 3DS, un software per imparare a disegnare dal libero sfogo alla propria creatività, attraverso 32 nuove lezioni, divise in introduttive ed avanzate, ed innumerevoli strumenti da utilizzare. In futuro verranno rilasciati numerosi insegnamenti aggiuntivi da scaricare via internet. E come si poteva ampiamente prevedere, l'uscita del nuovo capitolo di Pokémon ha smosso i videogiocatori giapponesi sin dalle prime ore del mattino, nella smania di poter mettere le mani per primi all'atteso seguito di Pokémon versione bianca e nera. Ordinatissime come sempre, le persone si sono allineate in fila davanti ai negozi partecipando ad alcuni eventi organizzati per l'occasione da Nintendo. Tanti bambini, ma anche adulti e ragazze. Il pubblico di Pokémon è molto variegato e pesca in diverse utenze. Pokémon versione 2, Nera 2, ha raggiunto oltre 1 milione di preordini. Ci si aspetta quindi che nei primi 2 giorni le vendite ammonteranno ad almeno 1,5 milioni di copie. Difficile battere il record del predecessore che riuscì ad apparare ben 2.600.000 unità al lancio. Allora ragazzi, per questa puntata di Nintendo News è tutto. Ci vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!